Veneto Eccellenze è una rete di associazioni, di cui una parte aderisce a Casartigiani, che è un'organizzazione nazionale e regionale veneta, che è l'associazione di Padova, l'associazione di Rovigo. Poi abbiamo l'APV, che è l'associazione di Venezia, più una serie di piccole associazioni tra la Bassa Veronese, la Bassa Vicentina e una parte delle Vallate Bellunesi. Pertanto noi come Veneto Eccellenze puntiamo alla tutela delle categorie dall'agricoltura per arrivare all'artigianato, al commercio, al turismo, all'industria. Le aziende hanno bisogno sempre più di assistenza sindacale, partendo dai singoli prodotti che ogni azienda fa per arrivare al complessivo dell'azienda. Dall'attività sindacale passiamo all'attività di assistenza con uomini ed esperti in vari settori, a partire dal marketing, alla comunicazione e a tutto quanto quello che ne viene nella conduzione di un'azienda. Abbiamo creato un network attraverso un periodico registrato che è venetoeccellenze.it. Questo giornale ogni giorno pubblica bandi di comunicazione per riuscire ad avere i contributi regionali e nazionali ed europei. Pubblica comunicazioni per quanto riguarda le parti fiscali e amministrative, approfondimenti sulle singole voci, e in più ogni 15 giorni ci sono delle panoramiche sugli imprenditori veneti, e d'altra parte facciamo degli approfondimenti sia sulla parte formativa e di sviluppo della singola impresa, sia sui panorami economici che stanno sviluppando. Riteniamo che la comunicazione al margine sia il momento focale dello sviluppo dell'impresa. Pertanto il ragionamento della comunicazione, in particolar modo in un momento di crisi, è indispensabile, perché l'impresa e l'imprenditore si devono attestare sul mercato. Il ragionamento, in particolar modo oggi, con la situazione economica che era già di devastazione economica precedente. Ricordiamoci che noi non siamo ancora usciti dalla crisi bancaria del 2008. Non c'è un'azienda che è riuscita in un modo o nell'altro a ricostruire una patrimonializzazione per poter stare sul mercato. Quello che è successo con l'imposizione dell'8 di marzo delle chiusure corrette per un problema sanitario generale di tutela ha portato che queste aziende sono cadute di più in depressione economica. È indispensabile che le imprese, al di là di chiedere la riapertura, che ha un significato, ma devono riuscire a capire dove vogliono posizionarsi. Non è detto che noi avremo di nuovo l'affluenza della ristorazione come l'abbiamo avuta in precedenza, o avere gli alberghi pieni come li abbiamo avuti in precedenza. Perché? Perché da un lato il mercato cinese non avrà più il mercato turistico che abbiamo avuto nell'arco degli ultimi 5 anni. Dall'altro lato, Venezia ci si rende conto adesso che non ha più l'appetibilità di gestione turistica che aveva in precedenza. Dobbiamo calarci su una situazione completamente diversa. Non potrà più esistere l'economia di massa. Bisogna che le singole nostre imprese si costruiscono dei prodotti di nicchia, e su questi prodotti di nicchia devono riuscire in un modo o nell'altro a posizionarsi.